Ciao Anton Giulio, prova adesso perché dovrebbe funzionare, altrimenti vai su www.italiandigitalacademy.com/gratis e trovi le istruzioni. Ok. Qua c'è la pagina, non so perché non funziona il modulo per la live. Un secondo, se è possibile metterlo a posto, questo dovrebbe funzionare. C'è un aggiornamento. Abbiamo anteprima modifiche. No, si è verificato un errore. Strano, prima funzionava. Comunque. Bene, ormai ci siamo, io direi che possiamo anche incominciare, datemi magari il tempo di condividerlo su un altro gruppo, che potrebbe essere animatori 2D e 3D italiani, ok? Questo, foto e video, carica foto e mettiamo questo qua. Ah, ovviamente devo mettere il link. Ok. Ci siamo, dai, incominciamo che intanto voi se potete essere così gentili da spargere un po' la voce, almeno io mi posso dedicare un pochino di più a, diciamo, la parte alla parte di scultura. Intanto magari facciamo così, mi presento un attimo. Allora, mi presento un attimo, io sono Andrea, mi occupo di design ormai da una decina d'anni praticamente, e già dal liceo mi piaceva molto disegnare, in realtà mi piace molto disegnare sin da quando sono bambino, una cosa che ho sempre fatto come immagino molti di voi, e poi col tempo questa passione si è sempre evoluta. Al liceo, appunto, durante le lezioni, come molti avranno fatto anche di voi, mi dedicavo al disegno praticamente scusate che mi mando un messaggio. E durante le ore di lezione ero sempre lì che disegnavo, avevo il mio pacchettino di fogli, la mia cartelletta con dentro tutti i fogli e aspetta che mando una foto del link a un mio amico così la può condividere. Allora, dicevo che durante le lezioni del liceo io ero sempre lì che disegnavo, immagino anche voi, fatemi sapere nella chat, voi dovreste avere qua sulla vostra destra una chat dove potete leggermi, scrivermi tutti i commenti, io li leggo. Infatti vedo che c'è Xera Dragons, ciao Xera, ciao Niki, sono contento che tu sia riuscita ad unirti a noi, visto che hai avuto qualche difficoltà, poi magari mi scrivi esattamente quali sono state le difficoltà. Comunque, quello che ti posso dire è che se tu vai su Italian Digital Academy, ancora le due cose non sono integrate al 100%, però tu ti puoi iscrivere, cliccando qua in alto, ci sarà login, register e ti puoi registrare. Quello che tu hai fatto è stato andando nella area degli eventi, ti sei iscritta alla newsletter, esattamente qua. Hai fatto benissimo, è esattamente così che si fa. Però
Il problema è che ancora i due database della newsletter e del sito non vanno di pari passo, quindi quando uno si iscrive al sito, poi deve iscriversi anche alla newsletter e viceversa. Questo è un problema che sto cercando di mettere a posto, che spero di riuscire a mettere a posto nei prossimi giorni. Ecco Nicky, esatto, allora proprio il problema era proprio questo, allora non c'è nessun problema, mi dispiace se questa volta è stato un po' così, un po' difficile collegarti, però se tu ti sei iscritto alla newsletter riceverai sempre le notizie, infatti io anche oggi ho mandato una news per far sì che chi voleva partecipare a questo evento aveva il link per farlo. Adesso quello che invece puoi fare, visto che non ti sei ancora iscritta al sito web, scusate, qua c'è un po' di pagine aperte. Visto che non ti sei ancora iscritta al sito web, puoi andare su questa pagina che adesso ti linko, anzi vi linko qua, togliendo questa parte qua che non serve. Andando su questo link qua, cosa puoi fare praticamente? Puoi acquistare puoi iscriverti appunto al sito, cosa che ancora non hai fatto, gratuitamente e diciamo entrare a far parte di quei membri che potranno accedere al replay di questo e degli altri webinar che faremo gratuitamente per il primo mese, poi dopo ci sarà una piccola fee da pagare, però se vuoi provarla per il primo mese è assolutamente gratuito, quindi tu ti puoi collegare al nostro sito e vedere il replay di tutti i webinar e le lezioni gratuite online che faremo proprio come quella di oggi. Il secondo step invece è approfittare di questa promozione che è assolutamente unica, che praticamente ti permette di avere, se clicchi qua su Ne approfitto ora, ti permette di avere il corso di ZBrush, che è il corso base che serve, diciamo, per iniziare a utilizzare questo programma, a 0,99 centesimi, quindi un prezzo assolutamente regalato che ti permette proprio di fare i primi passi in questo mondo della scultura 3D attraverso 15 lezioni che durano dai 15 ai 20 minuti, e che ti danno proprio le basi per poter poi iniziare a scolpire in maniera fluente e in maniera sicura. Ok? Vi raccontavo qualcosa di me. Io appunto ho finito Palice, mi sono iscritto all'Università di Design di Milano, al Politecnico di Milano. Ho studiato Interior Design per 5 anni. Sempre con un atteggiamento però orientato, adesso vi sto aprendo il mio sito se avete un attimo di pazienza, tanto questo appunto è uno dei mostri che impareremo insieme a fare oggi. Allora, sul mio sito, come vedete, sito che ho realizzato appunto per sponsorizzare la mia attività di designer con i miei clienti, mi occupo di diverse cose e appunto uscito dall'università poi mi sono specializzato in tutta una serie di ambiti che riguardano più la comunicazione e la grafica. Qui avete una serie di miei lavori, se volete dargli un'occhiata, il mio sito si intitola andreatarroni.com e questi appunto sono questi lavori. Vediamo per esempio questo, come vedete mi piace mischiare molto diversi mezzi di comunicazione. Qua per esempio un misto tra una maschera che ho realizzato con dei pezzi di scarto che ho trovato diciamo nella cassetta degli attrezzi e poi mi sono fatto un trucco utilizzando la tecnica del body painting qua intorno agli occhi, ho indossato la maschera, mi sono fatto fare una foto da un mio amico fotografo e poi ci ho lavorato sopra con i pennelli di Photoshop. Poi questo è un altro esempio, invece ho fatto dei lavori di grafica 3D, questa è la mia tesi dei primi 3 anni, quindi parliamo del 2007, era una struttura, trattandosi appunto di un progetto di interni che doveva essere una struttura temporanea per ospitare fiere, eventi, negozi, era praticamente pensato per vendere i primi smartphone, quando ancora la Nokia era il marchio leader di settore. Forse avrei dovuto andare da loro a proporglielo questo progetto qua perché magari li avrebbe salvati dal tracollo che poi dopo li ha coinvolti. Vabbè, poi
Altro tipo di lavori che faccio sono queste pitture digitali. In questo caso si tratta di una performance live che ho fatto durante una serie di eventi commissionati da un mio cliente. E praticamente durante questi eventi che sponsorizzavano Bombay Tonic, quindi è una bevanda di gin tonic praticamente, Bombay Sapphire, che è un marchio famoso di gin, io durante la serata ho realizzato queste pitture digitali live mentre c'erano dei musicisti che suonavano e è stato molto divertente e anche ben remunerato come lavoro, quindi mi ha dato molta soddisfazione. Qua vedete tutta una serie di risultati finali, questi venivano realizzati nel giro di 20-30 minuti, per cui questo per dirvi che insomma anche imparando a utilizzare questi strumenti, strumenti di pittura digitale, strumenti come Photoshop, ZBrush e quant'altro, è abbastanza facile poi trovare persone che siano disposte a pagarvi e a darvi la possibilità di lavorare, perché sono comunque competenze molto rare e molto ricercate. Per questo secondo me è un'occasione da non perdere, quella di intanto essere qui presenti oggi, ma anche di appunto approfittare di questa offerta a 0,99 centesimi per quanto riguarda il corso di ZBrush fatto da Aurelio Laferra, che tra l'altro è uno dei più bravi scultori digitali in Italia. Altri lavori, con questi personaggi un po' cartoon, è fatto per Che Banca, vabbè, lo posso dire, spero non mi denuncino. Quest'altra persona, come si dice, questo dipinto, che sono molto affezionato perché vedete, rappresenta me praticamente, o il mio avatar, in un momento della sua vita in cui si trova davanti a un bivio molto importante che vede all'orizzonte. Fatemi dare un'occhiata alla chat, che magari avete qualche domanda, qualche commento. Fatemi sapere se avete qualche commento, qualche domanda. Io vedo qua nella chat, quindi posso rispondervi. Mi farebbe molto piacere potervi dare supporto e qualche consiglio se per caso appunto anche voi operate nell'ambito della grafica, del design, se volete migliorare la vostra capacità di, non so, trattare con i clienti o trovare nuovi lavori. Voi potete farmi tutte le domande che volete e io vi posso rispondere. Andiamo sulle cose un pochino più succose, appunto, scultura digitale. Qui c'è una collezione di miei lavori, di cui quello che vedete nella copertina è quello che ho già condiviso, e poi qua ne abbiamo una serie di altri, sempre legati un po' questo mood mostruoso che a me piace e che oggi andremo a imparare come fare. Quindi fatemi un cenno nella chat se volete che incominciamo con la lezione di ZBrush, datemi un yes nella chat, datemi un sì nella chat, visto che siamo italiani, datemi un bye, fatemi sapere che ci siete, così incominciamo. Intanto magari metto un altro annuncio su qualche gruppo. Vediamo un secondo. Animatori, Stampa 3D Italia, vediamo. Andiamo su ZBrush Professional, ZBrush Italia. ZBrush Italia è probabilmente il gruppo più famoso, più importante. Intanto voi datemi un ok, datemi un like, non ho sentito la domanda, mi è sembrato il video. La domanda è: volete che iniziamo con la dimostrazione di ZBrush? Iniziamo a disegnare qualche mostro. Se avete qualche idea, qualcosa che vi piacerebbe in particolare vedere, datemi un cenno anche qui, fatemi sapere che cosa vi piacerebbe vedere disegnare, quali sono, ecco, soprattutto iniziate a mettere giù le vostre domande, perché alla fine di questo webinar, verso la fine, faremo una sessione di Q&A, quindi botta e risposta, per
decidere cioè no, scusate, per rispondere a tutte le vostre domande, i vostri dubbi. Quindi iniziate pure a ragionarci, in questi datemi un minuto che pubblico l'annuncio su ZBrush Italia e poi una volta che ci siamo possiamo partire. Allora, datemi solo un istante. Intanto ricordatevi che l'offerta del corso di ZBrush a 0,99 centesimi è valida solo durante questa live. Quindi se volete acquistare il corso dovete farlo appunto in questa live, poi il prezzo tornerà a quello di sempre che è 49,99. Quindi diciamo, questo è proprio un premio che io volevo offrire a chi appunto come voi è tra i primi a partecipare a questi eventi, che comunque ce ne saranno molti altri in futuro, però appunto voglio dare un'occasione unica a chi si è mosso per primo. Allora, come messaggio cosa possiamo mettere? Possiamo mettere corso gratuito di ZBrush live adesso, clicca qui per accedere al webinar. Accedere subito al webinar. Copiamo, incolliamo il link. Intanto vi ricordo, se avete qualche amico che pensate che possa essere interessato a questo evento, invitatelo, fategli sapere che siamo online, che siamo live e che stiamo per imparare appunto qualche trucchetto di ZBrush. Fateglielo sapere via chat, il link lo sapete, questo qua è www.youtube.com. /c/ andata in design /live. È un po' lungo, ma potete copiare e incollarlo e dovrebbe essere abbastanza semplice per i vostri amici unirsi anche loro Ripropongo i mostri, li fai totalmente a fantasia oppure segui delle specifiche anatomie? Ecco qua la mia domanda. Perfetto. Grazie dell'Ion per la tua domanda che è assolutamente forse la più interessante che potevi fare. Allora, come faccio a fare i mostri? Allora, i mostri li faccio totalmente di fantasia. Sì e no, nel senso che dipende un po' anche da che cosa voglio ottenere. Se mi do un tema, come per esempio può essere il mostro abissale che vedete qua, no? Per questo tipo di mostro qua, per questo design qua, prendo delle immagini di riferimento alle quali mi ispiro per appunto per definire il design della creatura. Se invece parliamo di un mostro come questo è totalmente di fantasia e questo è il metodo che vedremo insieme oggi, perché questo forse è quello più spontaneo, più facile da approcciare all'inizio. E quello che più rapidamente dà soddisfazione da un certo punto di vista. Anche questi, per esempio, questo totalmente di fantasia, questo lo chiamerei una scultura freestyle, cioè questa scultura si è creata nel mentre che la stavo disegnando. Anche questa, per esempio, anche questa un pochino meno, perché qua c'è un po' più uno studio anatomico dietro, quindi c'è più un'attenzione a le feature, diciamo, del teschio e dell'anatomia umana, esagerandole, esasperandole, tutte quelle che sono le caratteristiche, chiamiamole mascoline, di una creatura che poi appunto ha dato questo risultato. Questa totalmente improvvisata come scultura e come anche questa. Quindi adesso andremo a vedere insieme, vediamo se qua c'è qualche news. Andremo a vedere insieme come realizzare questo tipo di sculture. Ok?
Grazie Xerat, ti ringrazio molto del complimento. Allora, facciamo così, io devo trovare un modo per cui praticamente questa chat mi rimanga visibile anche mentre scolpisco. Possiamo metterla qua. Questa potremmo spostarla qua sotto. Qui abbiamo altri commenti sotto. Fare un mostro totalmente dalla fantasia. Da problemi durante la retopology. Allora dipende se il tuo obiettivo è solo quello di fare un concept, il problema della retopology non si pone neanche sostanzialmente, perché il tuo obiettivo è semplicemente creare una forma che sia interessante. Aspettate che magari mi vai sul link, da lì così vedo. Allora, il link è youtube.com/c/Andrea, te lo metto qua. Dicevo che quando c'è la retopology di mezzo, siamo già a una fase in cui dobbiamo andare in produzione praticamente, quindi è una cosa più avanzata. Quello che noi facciamo oggi è imparare a creare dei concept che siano forti, che siano d'impatto, che le persone quando li vedono dicono: tu sei il creativo che io voglio nel mio team per avere le idee fighe con cui poi faremo le cose. Con la scultura, dammi qua. Con la scultura, scusate che metto sull'altro computer lo screen così non devo dividermi sulle due cose. Se invece appunto la tua idea è quella di fare l'animazione, assolutamente devi... /c/AndreaTarroniDesign. Metti anche sottocarica il telefono che sta scaricando. Ok, quindi adesso sono a posto perché ho di qua la mia interfaccia per parlare con voi. Ok, e di qua posso dedicarmi totalmente alla scultura. Allora, dicevo, concludendo appunto la domanda è che quando tu crei il concept, io non mi focalizzerei troppo sul discorso retopology, rimarrei molto concentrato su quello che è l'aspetto di design. Il concept deve essere figo. Poi vedremo dopo come possiamo fare una retopologizzazione veloce del modello per poi andarlo appunto a rifinire in tutti i suoi dettagli nel momento in cui deve occuparsi qualcuno di animarlo, ma quello che facciamo oggi è concentrarci sulla parte di concept, quindi l'obiettivo di questa lezione è questo. Poi c'è un'altra domanda, ti faccio una domanda anch'io, vedi tu se rispondere subito, ma stai usando un MacBook? Anche a te le ventole impazziscono, ma solo prendo il software. Ma io ho un MacBook Pro, sì, beh, le ventole sparano abbastanza, ma non in maniera preoccupante, diciamo, semplicemente si vede che ha bisogno un po' di raffreddarsi. Poi continuiamo. Ok, vedo che Xerat intanto si sta attivando per far vedere i suoi lavori, poi dopo li vedremo insieme perché me ne ha mandato qualcuno. Anzi, Xerat, siccome non sono riuscito ad aprire i file che mi hai mandato, scegliene uno in particolare che ti interessa e mandamelo sulla mail per cortesia, perché quegli altri non sono riuscito a scaricarli. Quindi, se per favore puoi fare questa cortesia, così dopo lo vediamo insieme tutti quanti il tuo lavoro. Allora. Ok, allora siamo in ZBrush, come avrete visto. Siamo in ZBrush, abbiamo davanti a noi una sfera in Dynamesh, come possiamo notare dal tipo di topologia, ovviamente lo possiamo vedere anche da qua. E
Inizialmente a me piace tenere una risoluzione abbastanza bassa, ok? Quindi 64 può andare bene, perché non voglio perdermi nei dettagli, voglio proprio affrontare la cosa partendo dalle forme più grandi, no? Più broad, direbbero in inglese, comunque le forme principali, ok? Direi che appunto, a me piace appunto iniziare da questa scena che è la DynaWalks 64, quindi questa è la scena da cui partiremo. Se voi avete ZBrush a portata di mano potete seguirmi nel mentre che io scolpisco, così vi esercitate un po' anche voi. Allora, cosa succede? Che una volta che noi siamo qua con la nostra DynaWalks, aspettate che avvio la registrazione dello schermo. Così se tutto regge abbiamo anche una registrazione di questa parte che poi mettiamo sulla cassaforte. Cassaforte che vi do di nuovo il link, per iscrivervi alla cassaforte e quindi avere la possibilità di rivedere Scusate, avere la possibilità di rivedere la lezione di oggi, potete andare all'indirizzo che adesso vi sto per dare, che è www.com/gratis, ok? Quindi basta andare su italiandigitalacademy.com e aggiungere gratis. Magari cancelliamo questa parte qua sopra che abbiamo capito che non funziona, purtroppo. Questi sono gli imprevisti della diretta, ha funzionato finché non era necessario, adesso che dovrebbe funzionare non funziona più. Comunque, anteprima modifiche, abbiamo qua il nostro post. Ok. Ok, quindi questo è l'indirizzo dove potete acquistare il corso di ZBrush a 1 euro e anche iscrivervi alla cassaforte, così questo replay che adesso noi andiamo a registrare lo potete rivedere. Mettiamo una capture rate di 10 frame al secondo così non lo appesantiamo troppo. Magari anche 20, dai. Ok, e proviamo a registrare sperando che tutto regga. Partiamo con la registrazione. Ok, quindi iniziamo. Abbiamo la nostra sfera, abbiamo stabilito la simmetria. Ricordatevi che per attivare e disattivare la simmetria si usa X, quindi assicuratevi che sia attivata e poi a me piace darmi un punto di riferimento su dov'è il davanti con qualche segno e poi spegnere il pavimento perché non è necessario vedere il pavimento per scolpire. Ecco che qua inizia il divertimento perché quello che mi piace fare è sempre affrontare, soprattutto se devo fare dei mostri come quelli che avete visto. Mi piace affrontare la scultura senza troppe preconcetti, senza troppe idee per la testa che mi possono limitare. E i pennelli da cui inizio, che inizio ad usare, sono Move Elastic e Move sostanzialmente, insieme a Snake Hook. Quindi se volete segnarvi un appunto, i tre brush che utilizzo per iniziare sono Move Elastic e Snake Hook. Iniziamo per esempio con il Move Elastic. Move Elastic ha un comportamento particolare perché, come vedete, è un po' imprevedibile, però anche questo è il suo bello, no? Allora io inizio a maneggiare, diciamo, la topologia in un modo che mi crea delle forme che trovo interessanti, no? Continuo ovviamente a ruotare la scultura per mantenere una visione di insieme costante.
Per ingrandire e rimpicciolire il pennello uso S, a me piace fare così, S, e automaticamente sotto il vostro cursore si crea come si dice, uno slider che vi permette di ridimensionare il pennello. Poi magari passiamo a Snake Hook e iniziamo a rimodellare quello che abbiamo fatto, no? A dargli un pochino più di forma, sempre guardandolo da tutte le parti, vedere cosa mi aggrada di più, cosa mi ispira. Me la prendo con comodo, normalmente magari mi metterei su anche un po' di musica per rilassarmi e per non pensare troppo. Inizio a guardare. Allora, mi piace questa forma particolare che sembra quasi un quadrato dentro un tondo. Questa parte qua magari sporge un po' troppo, allora tiro un po' indentro, ok. Ora che ho definito la forma generale del teschio, che iniziate a vedere che ha un andamento, no? Questa è la mandibola, qua è la calotta del cranio, così uso un piccolo trucchetto per ottenere il collo, no? Per ottenere il collo io cosa faccio? Mi seleziono qua sotto tenendo premuto Command, okay, o Control se siete sul Mac, e poi cliccando tenendo premuto Command e cliccando all'esterno del mio modello, la selezione si inverte. Quindi, ricapitolando, seleziono un qualunque brush sostanzialmente, lo dimensiono. Né troppo piccolo né troppo grande, perché troppo grande diventa difficile selezionare in maniera precisa. Troppo piccolo mi ci vogliono ore per ottenere la selezione che voglio. Allora, una dimensione che è già quasi quella che mi serve come risultato finale, e tenendo il premuto Command vado a selezionare quella parte di modello che diventerà il collo. Quindi in questo caso, guardandolo bene, direi che questa è la parte che dedicheremo al collo. Poi, sempre tenendo premuto Command, clicco all'esterno, inverto la selezione e adesso vado a selezionare Move come oggetto. Prendendo Move posso trascinare, no? Partendo dal mio modello verso fuori la Transpose Line, il comando per spostare, e tirare la mia mesh in modo da avere appunto quel cilindro che poi mi servirà come collo. Ok? Quindi, fatto questo, torno a Draw. Vedete qua sopra ci sono le diverse, c'è qualcosa che Grazie. ci sono le diverse opzioni di operazione, quindi Draw, Move, Scale, Rotate. Sto sul Draw. Per deselezionare, come tutti sappiamo, bisogna tenere premuto Command o Control e swipeare, diciamo, sulla nostra area di lavoro, e così facendo abbiamo questa nuova topologia con cui lavorare. Siccome, come possiamo vedere attivando il polyframe, questa topologia è molto deformata, cosa faremo? Faremo l'operazione di Dynamesh, Dynamesh che si può cliccare qua nel menu oppure tenendo premuto Command. Tracciamo un rettangolo e come vedete automaticamente la topologia del mio modello si è ridistribuita in maniera più uniforme. Adesso ritorniamo a utilizzare i nostri strumenti iniziali che sono Move, Move Elastic e Snake Hook. Con Move Elastic allarghiamo, iniziamo ad allargare regolando bene la dimensione. Iniziamo ad allargare questa parte che abbiamo estruso per avere un senso di quella che sono la larghezza delle spalle. Ok, quindi estruiamo così le spalle. Di nuovo diamo il comando di Dynamesh, ingrandiamo magari un po' e utilizziamo il Move Elastic per iniziare a definire la forma del petto. Quello che noi andremo a creare è un busto, quindi non ci interessa che sia completo, ci interessa solo la parte del busto,
E col move iniziamo a deformare e ad aggiustare la forma che abbiamo appena tirato fuori. Un altro pennello che torna utile in questa fase è il pennello Inflate. Tra l'altro, intanto come va nella chat? Siete tutti vivi? Siete tutti a posto? Se ci siete, datemi un ci sono, così intanto vedo che voi state seguendo. Cos'è che c'è? Scusate, c'è Aurelio che è l'autore del corso di ZBrush. Che praticamente mi ha scritto un messaggio. Allora, quello che succede. Yes, sir, ok, ciao Edo, ci sono tutti. Ok, ci sono tutti. Benissimo. Allora, praticamente il pennello che ci può tornare utile adesso, oltre al move con quale appunto con una dimensione un pochino più piccola vado a raffinare la mia forma, è il Inflate. Un trucchetto per, come si dice, un trucchetto per accedere velocemente ai pennelli è schiacciare B, ok? E poi IN in questo caso. Vi spiego cosa succede. Premendo B si apre sotto il mio cursore la finestra con tutti i pennelli. Ok? Dopodiché noi possiamo usare le lettere della tastiera per accedere in maniera rapida ai vari pennelli. Ognuno ha una sorta di codice. Ok? Codice che è costituito dalle lettere che caratterizzano il pennello. Per esempio, voi noterete che la C di Clay è maiuscola, quindi se io premo C vado a prendere tutti i pennelli con la C di Clay, per esempio. E se volessi andare sul build up, come potete vedere, qua compare la seconda lettera da premere, quindi CB. Mi seleziona Clay Builder, C, B per aprire la finestra, C per andare su Clay, L mi seleziona Clay. All'inizio può essere un po' può essere un po' come si dice, macchinoso, però una volta che ci fate la mano io mi trovo molto bene perché poi conosco le combinazioni dei miei pennelli preferiti, per cui so che per andare su Move, per esempio, devo fare B per Brush, MB per Move, B per Brush, Snake, Hook, SH, B per Brush, CB per Clay Builder. Quindi è abbastanza intuitivo da questo punto di vista, una volta che sapete il nome dei pennelli che vi servono. Proviamo quindi con l'Inflate, possiamo avere BIN, ok? Per andare sull'Inflate. A questo punto utilizziamo il pennello per gonfiare e sgonfiare la topologia in modo, no? Aggiustare, diciamo, le proporzioni di quello che abbiamo appena creato. Come vedete, in questa fase il modello non ha nulla di speciale, anzi è molto grezzo, ma questo non ci deve assolutamente scoraggiare. Dobbiamo tenere duro, diciamo, e proseguire a lavorarci finché non iniziamo a vedere dei risultati che ci piacciono di più. In questo caso io ho snellito la parte dietro del collo. Qui ovviamente bisogna magari studiare un po' l'anatomia. Però inizio a definire i muscoli del collo, appunto. Me la prendo molto con comodo, mi piace usare il pennello Clay Build Up perché mi dà questa possibilità di lavorare in maniera additiva e sottrattiva e creare questa texture un po' appunto come se veramente stessi lavorando con della creta. È molto anche facile col Clay Build Up andare a scavare quelle zone che vogliamo eliminare e
invece ad aggiungere materiale laddove vogliamo che la scultura sia più piena. Vedete che adesso piano piano, utilizzando Clay Buildup, vado a rifinire la forma. Ecco. Se poi, intanto ogni tanto do un'occhiata, faremo corsi anche anatomia per Z-Lar sui là. Certo, assolutamente, The Lionide. O dimmi tu come dovrei leggerlo, è giusto, The Lionide, probabilmente. Assolutamente sì, faremo corsi di anatomia. Anzi, vi faccio vedere alcuni libri di anatomia che ho qua, che utilizzerò appunto per fare questi corsi. Sono tutti libri molto validi, adesso ve li mostro. Ho anche pubblicato un video sul mio canale YouTube dove parlo dei migliori libri di anatomia in circolazione. Mi pare che lì sotto ce n'è uno che è anatomia, sotto, a un certo punto ce n'è uno con la copertina rossa. Allora, iniziamo dai più storici, ok? The Art Anatomy, questo qua è un libro che io ho da molti anni, con il quale ho iniziato i miei studi, comprende molte tavole disegnate, è un po', diciamo, classico come approccio, però è un ottimo punto di riferimento è molto utile, per esempio, vedete, se volete copiare dei diagrammi, no? Qua ci sono tutti i diagrammi dei muscoli, li potete copiare facilmente e imparare sempre meglio l'anatomia. Poi c'è The Book of 100 Hands, questo è più che altro focalizzato sulle mani, ok? Quindi questo è un libro che consiglio per approfondire lo studio delle mani. Poi Hogarth, ovviamente, anche questo è un libro essenziale, qua il prezzo che vedo sulla copertina è 13,90 euro, quindi voglio dire è anche abbastanza accessibile, come vedete i disegni sono molto belli, ha questo stile particolare dove si vedono molto bene i volumi dei muscoli e va a indicare Leon. Leon va benissimo, ok. Certo, Loomis assolutamente, giustamente ci consiglia Edo di avere Loomis sempre a portata di mano. Allora skippiamo perché Loomis l'abbiamo già nominato. C'è anche Constructive Anatomy, ok? Con tutti questi libri di anatomia potrei fare il dottore o il massofisioterapista. Qui ci abbiamo Bridgman, poi questo è uno un po' particolare, non molto diffuso, dove ci sono, questo qui è forte, l'autore praticamente si è messo con le videocassette come si dice, anni 80 di fitness, no? Quelle per fare gli esercizi in casa, e si è messo a copiare fotogramma per fotogramma tutte le pose delle bodybuilder che facevano questi esercizi, quindi questo è ottimo per vedere come funziona proprio il corpo in movimento, in pose particolari e con i muscoli in contrazione. E poi quello che forse a me piace di più, anche perché gli autori italiani, è Struttura Uomo, che lo trovo molto molto chiaro ed è il mio, diciamo, libro di riferimento sul quale studio di più e che direi che è forse quello che utilizzerò come base per fare poi il corso di anatomia per ZBrush. Quindi, in sostanza, per rispondere alla tua domanda, Leon, la risposta è sì, faremo sicuramente dei corsi di anatomia specifici per ZBrush. Come vedete, qui il progetto sta nascendo in questi giorni, c'è bisogno del supporto di tutti, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. E piano piano appunto lo popoleremo con tutti i corsi necessari a far sì che uno possa avere una formazione
in ambito artistico digitale, in particolare legato alla concept art, che sia, come si dice, completo a 360 gradi. L'obiettivo di Italian Digital Academy è quello di chi si iscrive ai corsi, che chi si iscrive ai corsi di Italian Digital Academy acquisisca gli strumenti non solo per divertirsi imparando a utilizzare questi software, ma proprio arrivi a costruirsi una professionalità che poi possa utilizzare nel mondo del lavoro per fare di questa sua passione una professione, così come ho fatto io, così come hanno fatto tutti quelli che collaborano con me, che collaboreranno con me per realizzare i corsi, in modo che anche qui in Italia ci sia questa opportunità che un po' manca e che io ho voluto diciamo, creare perché l'ho sentita come una cosa che è mancata a me in prima persona. Scusate. Allora, se volete supportare il progetto, se vi interessa quello che stiamo facendo qua, potete andare al link che vi ho appena messo in chat, lì troverete, se riesco ad accedere alla pagina vi faccio vedere, lì troverete i link per acquistare il corso di ZBrush base a 99 centesimi solo durante queste 2 ore di live, che ormai una è già passata. Praticamente avete la possibilità di acquistarlo a 99 centesimi. È un corso molto dettagliato su tutti quelli che sono gli argomenti essenziali per iniziare ad utilizzare questo software. Quindi Lightbox, che è, come abbiamo visto, è la libreria di ZBrush dove sono contenuti tutti i progetti, tutti i tool, tutti i preset che vi possono servire, che voi potete andare a popolare con i vostri progetti, con i vostri tool, con i vostri preset, in modo da avere proprio una bacheca, una libreria piena di modelli 3D che potete utilizzare, poi impostare gli oggetti, modificarli, muovere la camera, shortcut utili. Tra l'altro, questa lezione è free, potete vederla in anteprima se volete convincervi di comprare il corso per avere un assaggio di come avviene l'insegnamento. Poi muovere gli oggetti, usare la funzione transpose. Quindi, come abbiamo visto anche prima, utilizzare questa funzione per muovere i poligoni all'interno del nostro canvas. Gestire subtool e usare le funzioni merge split è una cosa un po' più avanzata che magari dopo vediamo col discorso subtool, quando iniziamo a mettere gli occhi, quando iniziamo a mettere i denti, quando iniziamo ad avere parti che vogliamo, come si dice, differenziare e gestire in maniera separata. Assolutamente sì, ci saranno anche dei corsi sull'hard surface. Infatti, Aurelio, che è l'autore di questo corso, è specializzato proprio in hard surface. Io sono specializzato più in creature and character design. E comunque sì, ci divertiremo anche sicuramente con la modellazione di armi, spade. Anzi, se hai qualche suggerimento, Lollo è assolutamente ben accetto. Dici pure che cosa vorresti sapere, vorresti imparare. Allora, Edo, il primo che ho mostrato, se non erro, è Art Anatomy di un certo Rimmer, William Rimmer. Lire 20.000 c'è scritto qua dietro, quindi per farvi capire quanti anni è che ho questo libro. Adobe Edition Designed for Years of Use, e la promessa è stata mantenuta, nel senso che l'ho usata veramente per diversi anni. Andiamo avanti. Beh, insomma, stavamo vedendo un po' la scaletta, ci vediamo. Allora, utilizzare le maschere, selezione le loro funzioni principali. Quindi, se avete domande su questi argomenti qua, potete anche farmele e poi magari, se avete voglia di investire questo euro, potete acquistare il corso, così da vedere, più nello specifico di che cosa si tratta. Esempio di gestione pratica dei subtool: personalizzare i pennelli. Questa è una parte molto interessante, anche un po' avanzata, che vi permette di fare cose molto fiche.
suddivisione poligonale e gestione della topologia, come dicevamo prima, il discorso Dynamesh, Dead Topology, animazione, non animazione e quant'altro. I materiali e il polypaint, quindi una volta che abbiamo finito il nostro modello, cosa dobbiamo fare per renderlo presentabile? Utilizzare Dynamesh è un approfondimento sul discorso Dynamesh, che è un po' un'arma a doppio taglio, perché a volte arriviamo alla fine del modello e se non le abbiamo usate correttamente ci troviamo un po' in un vicolo cieco, perché non sappiamo come utilizzarlo poi appunto per creare degli asset e quant'altro. Render viewport e best preview render, BPR, questo è il modo appunto per poi rendere il modello presentabile, creare e gestire le luci. Quindi questo è proprio, come potete vedere, una panoramica completa, essenziale, veloce, snella per poter, come si dice, imparare ad utilizzare questo programma. Qui abbiamo un po' di notifiche, speriamo che le persone stiano vedendo e condividendo l'evento. Anzi, vi invito tutti voi che siete qui dal vivo con me adesso, se vi sta piacendo questo contenuto, di aiutare la nostra community condividendo il link per accedere alla live. Scusate un attimo che mi stanno chiamando. Sì, pronto? Pronto? Mi senti? Chiamo dagli Stati Uniti, ma poi non si sente. Allora aspettate che vi mando un messaggio vocale. Ciao Giorgia, io sono in live su YouTube e ci sentiamo dopo. Pronto? È che sono live su YouTube, sei anche tu live adesso, per cui se vuoi salutare i nostri spettatori, hai l'occasione di farlo. Mi saluta. Va bene, dai, ci sentiamo più tardi. Ti scrivo io quando ho finito. Ok, ciao, baci, ciao, 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 ciao. Ok, dopo questo breve siparietto, proseguiamo nella modellazione del mostro. Allora, adesso magari mi acquieterò un pochino, per cui voi potete sbizzarrirvi nella chat, perché Edo le dirò che hai contraccambiato il saluto. Dico, voi sbizzarrite nella chat, che io intanto vado un po' avanti qua, se no la cosa diventa lunga. Allora definisco un po' la mascella, mi piace dargli un po' di ecco, vedete qua inizio già a vedere gli occhi che si iniziano a formare. Il mento, ok, questo è un po' un demone, sembra, no? Vedete che qua queste cose qua, questa specie di corno qua davanti, e come potete vedere mi piace molto usare il clay build up, perché molto rapidamente mi permette di avere delle forme interessanti. Ok, arrivati a questo punto, quello che possiamo iniziare a fare è usare il nostro amico Dan Standard. Diciamo che come forma generale, magari do ancora un'aggiustatina qua, però ci siamo, diciamo che ci siamo, sono abbastanza soddisfatto, potrei provare qualcosa di un po' estremo. Vedete che mentre io modello si creano già dei pattern sul modello, no? Che io poi posso utilizzare come ispirazione per creare i dettagli. Quindi andiamo a sfruttare tutti i segni che abbiamo fatto sul modello a nostro vantaggio. Arrivati a questo punto, quello che mi piace fare è aumentare un po' la risoluzione. Quindi se prima eravamo a 64, andiamo a 128 di risoluzione. Facciamo un re-dynamesh, a questo punto la maglia è un po' più fitta, quindi ci permette di andare più nel dettaglio. Okay? E a questo punto iniziamo ad usare il damp standard, che come avrete visto a velocità della luce io ho selezionato, però sempre solita cosa, B per i pennelli,
Dan Standard, ok? È abbastanza intuitivo una volta che ci si prende la mano. Allora, mi piacciono molto questi segni, diciamo, che ci sono sulle sue guance, quindi li voglio esasperare, ok? Quindi li tiro su, poi gli do una smussatina. Di solito appunto il Dan Standard io lo uso così, creo delle rughe. Dan Standard che si può usare sia sottrattivamente per creare questi solchi, chiamiamoli così, sia additivamente. Quindi, per esempio, in questo caso, come vedete, l'ho usato per rendere più acuminati gli spigoli di queste specie di zigomi demoniaci. Poi possiamo usare il brush Move per aggiustare un po' qui la forma. Mi piace avere sempre delle linee che siano comunque piacevoli e armoniche, ok? E un po' come se stessi disegnando, inizio anche a guardare come si dispongono le ombre sul mio modello, ok? Visto che siamo un po' fermi sui 22-23 spettatori, vi invito veramente a invitare o a condividere su Facebook questo evento, così almeno c'è un pochino più di persone che possono approfittare di questa occasione che potrebbe interessargli per migliorare il loro approccio a questo software. Adesso sto usando il Trim Dynamic, ok? Trim Dynamic, anche questo è uno dei miei brush preferiti e funziona anche qua sia in additivo che in sottrattivo. In sottrattivo, diciamo, il suo funzionamento standard è quello di appiattire, come dice il nome stesso, in maniera dinamica, quindi a seconda di come sono orientate le superfici lui agisce andandole a come si dice, smussare, a appiattire, come volete dirlo, è uguale. Invece quando premiamo Alt, quindi alterniamo la modalità di utilizzo, andiamo a riempire e a creare dello spessore, come per esempio sto facendo qua adesso. Non mi piace molto questa parte, la faccio Command Z finché non ritorno a un punto che mi convince. Intanto continuo a rifinire le forme. Come vedete, il mio principale interesse è quello di avere una forma generale che sia piacevole, almeno dal mio punto di vista, che mi soddisfi e che abbia un design che sia comunque riconoscibile, nel senso che quando io lo guardo tra 10 mostri riconosco qual è questo. Se ci sono altre domande, fatele pure nella chat. Io ancora qualcosa di guardare. Tasto veloce per cambiare da aggiungi e sottrai. Allora, il tasto veloce per andare da aggiungi e sottrai, appunto, come già diceva Edo, è l'Alt. Certo, se uno è un po' masochista può cambiarlo ogni volta da qua, ma non è neanche così escluso che uno usi questo comando, perché mettiamo che io a un certo punto decido che voglio usare, per esempio, il Dan Standard invece che in modalità sottrattiva, lo voglio usare sempre in modalità additiva perché voglio fare una serie, no? Per esempio di pieghe di questo tipo, che credo anche che terrò. Invece che dover mantenere impegnato il dito sul tasto Alt, posso cambiare direttamente la modalità e averla costantemente in quella invece che in un'altra. Ecco qua.
altra domanda, se vi interessa sapere qualche altro trucchetto, lasciatemela pure nella chat. Vi direi che quasi quasi per questa seconda fase sono a posto. Mi piace il risultato, voglio dargli più. Curva qua, voglio mettere un po' a posto. Allora BMB per brush mu, ok, ecco qua. Questa è una delle componenti, evidentemente questa curva qua diventa una delle componenti principali del design, una delle cose che rende questo generale. Va bene, che cosa intendi? Non dire mesci mai, cioè stai sempre andando, non c'è anche livelli più alti. Sì, per ora quello che io faccio è mantengo la Dynamesh praticamente finché non ho un modello che mi soddisfa, in sostanza, finché non che mi soddisfa al 100%, ma che sento che sono arrivato alla fase in cui da lì in poi sarebbe solo aggiungere dettagli. Diciamo che la Dynamesh la tengo finché sento di voler fare dei cambiamenti alla forma generale, ok? Infatti tra poco uscirò da quella modalità perché se, il mio sentore è che come design, bene o male, ormai ci siamo. Qual è l'identità di una Dynamesh Sphere e una Dynawax? Ma sono due cose diverse, nel senso che la Dynawax viene, immagino così, tu, immagino che tu ti riferisca a quelle che trovi qua nel Lightbox. Io ti posso dire che Dynawax è semplicemente un modo in gergo per definire una sfera con applicata la funzione Dynamesh che utilizza un materiale che ha questo effetto un po' ceroso, ok? Perché se io andassi su invece un altro materiale come può essere il Basic Material, non ho più quell'effetto un po' ceroso. Tra l'altro, adesso che ci penso, anche questo è un bel trucchetto, ogni tanto cambiate il materiale del vostro modello perché vi dà una visione più fresca di quello che è il lavoro che state facendo. Questo Basic Material mi permette di vedere magari con più accuratezza le ombre. Okay. Questo mostro comunque sarà preferibilmente visto da davanti, quindi non mi concentro sulla parte posteriore, mi concentro sulla parte anteriore. Come vedete, mi interessa molto che sia riconoscibile a prima vista, quindi una volta che ho definito le forme principali, ho fatto gran parte del mio lavoro. Ok, direi che adesso mettiamo un po' a posto il collo e per questa fase siamo a posto. Allora, qua quello che mi interessa fare è individuare la base del collo e tracciare la forma degli sternocleidomastoidei. Per farlo, vabbè, mi aiuto come se fosse uno strumento di sketch col dump standard, ma poi dopo i migliori sono Clay Buildup o Clay come pennelli. Come si buca la mesh tipo effetto ciambella, ad esempio fare dei divaricatori, dei lobby, dei racchi, eccetera.
Allora, quello è una funzione avanzata della Dynamesh, però siccome richiede un po' di precisione, magari la vediamo in un altro momento. Comunque, praticamente tu crei una mesh sottrattiva e poi utilizzi la Dynamesh per far sì che quella mesh invece che essere unita sottragga. Credo comunque che nel corso di, anzi sono abbastanza sicuro che nel corso di Aurelio tutta quella parte sia spiegata proprio nel capitolo delle Dynamesh. Se non dovesse esserci, fammelo sapere che provvederemo ad aggiungerla. Adesso andiamo a definire le clavicole che saranno qua. Diciamo che per ora possiamo andare così. Tanto sta anche un po' passando il tempo. Ok, siamo arrivati al punto in cui dico, beh, la forma è questa, non ci saranno variazioni sostanziali, ok? Tutte le parti principali del disegno sono a posto. Quindi posso procedere alla parte di retopologizzazione. Allora, no, se fai delete hidden, appunto come dice Edo, ti rimane una parte della mesh bucata. Quello che puoi fare sì, è usare lo strumento Dynamesh per poi ritopologizzare, con dei risultati un po' imprevedibili. Facciamo un esempio. Allora, facciamo l'esempio che io voglio togliere questa parte qua, no? Allora io prendo il select lazzo con Command Shift o Control Shift sul computer, sul PC, e vado a nascondere questa parte qua, ok? Con Command Shift Alt. Poi vado su Modify Topology e faccio del hidden, ok? Così adesso lì c'è un buco. Nel momento in cui faccio Command e tiro per la Dynamesh, vedi che lui lo va a riempire. Okay. E lo fa così, finché sono parti, diciamo, semplici come questa, di solito non ci sono problemi. Proviamo a fare un buco qua e vedere cosa succede. Vedi, ho bucato da parte a parte. Fatemi salvare un attimo prima che ci sia un crash generale totale. Scrivania in mezzo a tutto il bordello.
faccio il mio del hidden e tiro. Come vedi, lui cosa ha fatto? Ha cercato di tappare nel modo più semplice possibile. Dice, qua ci sono dei buchi, li tappo, ma non ha fatto quell'operazione di congiunzione tra i buchi che stanno dalla parte opposta della mesh. Lui ha semplicemente cercato di ripararla. Ok, allora a questo punto abbiamo Dynamesh. Una cosa anche che mi piace fare ogni tanto è dare un clay polish, così ho praticamente una versione più spigolo, con gli spigoli più definiti del mio modello. Qua sulla parte del petto è molto molto sporco, tra virgolette, quindi con clay magari gli do una passatina per uniformare. Posso smussare un po'. Ok, facciamo un clay polish, ci può stare. Rimesciamo. Ok, adesso arriva quella parte che vi stavate chiedendo sul discorso di ritopologizzazioni. Mi sarei sentito terribilmente in colpa se fosse crashato. Allora, usiamo il cosiddetto Z-Remesher. Geometry Z-Remesher. Cosa farà il Z-Remesher? Cercherà di trasformare questa topologia tutta a quadrettini minuscoli in qualcosa di più utilizzabile anche nella creazione di un asset per un videogioco o per un filmato. Quindi, quello che piace fare a me è duplicare il mio oggetto e magari rinominarli così da avere sempre un certo ordine. Facciamo original e rename, facciamo Z-Remesh. Ok. Adesso cosa prendiamo? Prendiamo il nostro che abbiamo rinominato Z-Remesh. Possiamo nascondere un attimo l'altro, eliminare un po' di frame. Andiamo su Geometry, Z-Remesher, e io di solito mi accontento delle impostazioni di base. Schiaccio Z-Remesher. E lui si occupa, indipendentemente da tutto, di ricreare la topologia. Come vedete qua in alto c'è la barra che sta caricando, aspettiamo un attimo, così appena finito vedete ha cercato di creare la topologia più pulita possibile, secondo lui. E in effetti ci sta anche, ok? Non è perfetta, ma ci possiamo accontentare. Dopodiché cosa facciamo? Rendiamo visibile il nostro oggetto a più poligoni, quello della Dynamesh, e utilizziamo il comando project all. Andiamo su Project All e lui cercherà ancora di più di far aderire la mesh che noi abbiamo selezionato a quella originale su cui ho scolpito tutte le mie forme, l'ho rimaneggiata, modificata 1000 volte. Cosa facciamo poi? Ci apriamo anche la tab Geometry, tenendo premuto Shift così ce le tiene aperte tutte e due,
e andiamo a fare divide. Possiamo anche usare lo shortcut Command D e vedete che lui inizia a dividere la mesh che io ho ritopologizzato e ogni volta che la divido la riproietto e vedete che come i due colori si sovrappongono inizia ad assomigliare sempre di più a quella che avevo creato precedentemente. Poi facciamo divide ancora e poi facciamo project all ancora. Facciamo divide ancora e di nuovo project all. A questo punto siamo a un bel po', abbiamo raggiunto qua circa mezzo milione di poligoni. Ci fermiamo, di solito anche, infatti di solito è a livello 4 di suddivisione, ormai le due mesh praticamente coincidono e possiamo nascondere quella originale e abbiamo una mesh che è con una topologia più facile da gestire e di cui abbiamo tutti i livelli di suddivisione. Adesso io mi metto su quello più alto e inizio un po' a, magari do ancora una divisa, un colpo di subdivision, inizio con lo standard, ha una dimensione abbastanza piccola, mi piace andare proprio a disegnare sulle superfici. Inizio a definire tutti questi dettagli. Ecco, in questo caso, per esempio, quello che si diceva prima, invece che tenere sempre premuto Alt, perché adesso voglio proprio contornare e definire queste specie di parti di questo mostro, io metto Z-Sub e tengo Z-Sub. Inizio a, vedete, laddove si sono create delle forme interessanti durante la fase di concept, inizio a creare dei dettagli. Mischio anche lo smooth. E molto liberamente utilizzo la base per andare a sperimentare con le forme, creare dei design interessanti e questo è un po' quello che mi piace fare a me quando scolpisco le creature. Non mi do un Non mi prefiggo un risultato ben definito, ma vado a costruirlo man mano. È molto rilassante, a questo punto praticamente non posso sbagliare nulla perché la forma in generale è già a posto, l'ho creata durante la fase precedente, la topologia comunque se non faccio cambiamenti drastici mi aiuta. Inizio a esplorare molto liberamente le forme che ci sono sul mio canvas. Vedete la dimensione delle forme che io vado a creare è sempre più piccola man mano che procedo nel processo. Inizialmente ho usato dei pennelli che mi facevano fare delle modifiche molto ampie, molto generali, diciamo delle modifiche generali, e adesso sempre di più vado ad utilizzare pennelli specifici con la punta sempre più piccola rispetto a prima. Ecco, se qualcosa non mi piace, c'è sempre il bel Command Z che mi aiuta a tornare indietro.
Allora, a me fa un sacco di ispirare con lo Zire Mesher, probabilmente perché cerchi di fargli fare delle operazioni che per lui sono un po' azzardate, diciamo, sono, la sua intelligenza artificiale evidentemente non è in grado di gestire il compito che gli stai proponendo. Quello che puoi fare è scomporre, magari utilizzando i SAT tool, la tua forma in forme più semplici, più facili da gestire, e poi far sì che ZBrush le possa modificare in maniera più agevole per lui. Ovviamente poi questo stage della modellazione può portare via decine e decine di ore a seconda di quanto uno voglia essere preciso e dedicare tempo alla modellazione. Ops. Sbaglio, ho fatto Dynamesh, cioè command Z, torno indietro e per non ripetere questo errore me lo disattivo direttamente. Allora, visto che sono già le 7:30, io farei un rapido excursus dei passaggi successivi senza star qua a cercare di creare l'opera d'arte definitiva. Diciamo che dopo un po' che abbiamo decorato la nostra forma, abbiamo creato le forme secondarie, il passo successivo è quello di utilizzare gli alfa per dargli un pochino più di profondità, ok? Allora, quello che faccio io è selezionare il pennello standard, ok? E scegliere un alfa come può essere appunto l'alfa 58 o l'alfa 22 e iniziare a dare un po' di tridimensionalità alla superficie. Iniziamo per esempio con l'alfa 58 e utilizzo come modalità di si può usare anche il polygroup per scomporre tutto? Assolutamente sì, puoi usare i polygroups, ti faccio vedere come si fa. Allora, tu puoi per esempio usare lo strumento di selezione, ok? Io prendo questa parte del mio modello, okay. Adesso forse rognerà perché ci sono più livelli di suddivisione, però vediamo un secondo cosa dice. Se vado su polygroups, posso fare il group visible, e lui me li ha gruppati. Se io adesso, esatto, esco dalla modalità di selezione, come vedi, ho due polygroups differenti. Se adesso vado su Subtool e faccio Split, posso fare Groups Split. E una volta che faccio Groups Split, è un undoable operation, per cui adesso magari non la facciamo, però mi ritrovo con due Subtool separati, uno del gruppo bianco e uno del gruppo viola. Dicevamo che iniziamo ad usare gli alfa. Come detto, ho preso l'alfa, ho messo drag rect e cosa faccio? Inizio vedete, a trascinarlo sulla superficie per creare delle rughe, delle cose. Abbasso magari un po' l'intensità e come potete vedere inizio a dare un po' di
sapore a questo modello. Non devo essere preciso, non devo essere particolarmente attento. Quello che magari posso fare è decidere la direzione in cui voglio che queste rughe vadano coerentemente con quello che è il design del mio modello. L'altro modo in cui posso usare questi alfa è quello di usare il color spray invece che drag rect come modalità di pittura, e col color spray stessa cosa. Posso andare sulla superficie del mio modello, sempre con una bassa intensità, a, come vedete, distribuire questa texture che sembra proprio come se fosse una pelle. Okay? Qua non bisogna essere precisi, quello che è importante è distribuirla su tutto il modello, comunque su quelle aree che vogliamo che risultino più texturizzate. Vedete, arrivo proprio ad avere quasi questo effetto cuoio. Ok? Prossimo step che possiamo fare è usare sempre lo standard, però questa volta con un alfa diverso, l'alfa 40, e utilizzando sempre il color spray andiamo a fare praticamente a creare una serie di pori. Vedete che la modalità è Z-Sub, okay? E con molta pazienza vado. È una cosa che non si vede molto, ma che contribuisce all'effetto generale. Vado proprio a spruzzare questi pori ovunque. Poi magari posso aumentare un pelino l'intensità e in alcuni punti aggiungere qualche colpo di pennello un pochino più pesante. Io adesso sto un po' esagerando perché così almeno si vede bene nella registrazione. Possiamo anche aggiungere come dei brufoletti facendo, invece che Z-Sub, mettiamo Z-Add e creiamo dei pori invece che vengono in fuori. E qui sto mettendo più del necessario, però per farvi capire qual è l'effetto, vedete? E come potete vedere, la texture del modello ha tutto un altro aspetto adesso qua sul viso rispetto a qua sotto, che è molto più grezza e sembra proprio una roba fatta a computer. Qua sopra inizia ad avere un certo realismo. Se facciamo un render di anteprima, iniziamo anche a vedere come sta venendo il risultato. Allora, siccome mancano ormai pochi minuti alla fine di questa lezione gratuita online, mi piacerebbe concentrarmi un attimo sulle vostre domande, in modo che magari la prossima volta partiamo direttamente già con qualche domanda pronta. Così la lezione la facciamo proprio su quello che a voi interessa di più sapere. Tanto comunque di questa lezione ne faremo sempre una settimana. Saranno live, come abbiamo fatto oggi. Dalla prossima volta avrò anche un assistente che mi aiuterà in modo che mentre io disegno lui potrà prendere domande e rispondere. Sto usando una tavoletta grafica, sì, assolutamente, una tavoletta grafica della Wacom. Direi che appunto ci possiamo concentrare adesso un attimo sul raccogliere domande in modo che la prossima volta partiamo a vedere degli argomenti che siano di vostro interesse e che la lezione sia proprio fatta apposta per voi, ok? Quindi io metto un attimo più in centro il modello, così lo teniamo come riferimento. Se volete farci uno screenshot per poi elaborarlo in Photoshop o usarlo come
campione, fate pure. Allora, che tavoletta grafica usi e soprattutto quale consigli per iniziare? Ecco, io faccio subito uno screenshot di questa tua domanda, perché è una domanda estremamente intelligente e anche molto diffusa, ok? E troverò sicuramente qualcuno che voglia rispondere a questa domanda che tu mi stai facendo. Vediamo uno screenshot. Ok. Che tavoletta grafica uso? Io uso una Intuos della Wacom, mi trovo molto bene. È una tavoletta che ormai ha più di 10 anni, ma funziona alla grande, non mi ha mai dato problemi. È stato un investimento assolutamente, che ne è assolutamente valso la pena. Si è ripagato, so, 100-200 volte tanto il suo prezzo, perché è il mio strumento di lavoro principale, quindi ogni euro che io guadagno lo devo anche alla mia Wacom Intuos. È una tavoletta che è molto affidabile, robusta. La penna ho dovuto cambiare forse in questi 10 anni una volta la punta perché si era consumata dal tanto che lo usavo. Funziona bene, con la mia, vabbè, il collegamento USB è una M come dimensione, anzi ve la faccio vedere. Questa è la mia tavoletta. In passato, diciamo che la mia tavoletta da viaggio che ho qui da qualche parte, mi piace chiamarla tavoletta da passeggio che ho, è una Bambù, che è più economica, è decisamente più economica, ma anche, se devo essere sincero, non dà la stessa soddisfazione, nel senso fa il suo lavoro e forse per proprio un super principiante va bene. Però, se sei una persona che ha intenzione di passarci del tempo, di utilizzarla per lavorarci, è un acquisto che su cui consiglierei di investire un pochino di più, perché la Bambù funziona bene, tutti i prodotti Wacom funzionano molto bene, però quello che mi sono accorto io è che comunque c'è una risposta diversa, più diciamo gradevole più che altro, perché poi comunque funziona bene comunque, ma proprio la sensazione più gradevole. Quindi, se devi stare molte ore a lavorare su una tavoletta, vuoi anche che sia un oggetto che ti dà soddisfazione al tatto e la sensazione che ti dà sia piacevole. Quindi, sicuramente come marchio io ho sempre utilizzato Wacom. Sempre utilizzato, non è vero, la mia primissima non era Wacom, infatti è durata poche settimane, poi ho deciso di cambiarla perché era stato un regalo, quindi comunque l'ho testata, però appunto mi è servita così proprio per le prime armi, ma dopo, quando ho deciso di rendere la cosa un po' più seria, mi ho subito investito in questa Intuos, che mi è durata appunto fino ad adesso e mi durerà ancora sicuramente. Quindi per iniziare andrei su una Wacom Intuos. Allora, prima che le persone inizino però a scappare dalla live, mi piacerebbe sapere da voi quali sono gli argomenti che preferireste trattare. Qualcuno ha detto al Surface, giusto? Mi confermi? Un modello creato in data brush ha bisogno necessariamente di una topology. Dipende dall'uso che ne vuoi fare. Cioè, se vuoi fare una presentazione di un'immagine, non ha per forza bisogno di un RAW topology, anzi puoi utilizzare la Dynamesh fino alla fine. Ok, luci e rendering, allora argomenti, hard surface, luci e rendering. Mi disegno così la prossima volta. Anch'io rendering e compositing in Photoshop. Compositing in Photoshop. Ok. Mi piacerebbe sapere anche le esportazioni in vari file. File.
paint della mesh. Mappatura UV. Ok. Che sono anche correlati tra loro, mi piace. Modelli per stampante 3D. Dedita texturing per esportare l'OBJ in programma Aquarius Substance Painter o Mario. Cosa vuol dire Dedita texturing? Io mi occupo di stampa 3D, Xerox Dragon, benissimo. Cosa vuol dire Dedita a texturing? Magari hai scritto male così capisco che cosa intendi. Mi metti del link dei miei modelli stampati, sì. Ho qui, guarda, aperto sul browser, magari oggi non facciamo in tempo a rimodellarli, però ci sono qua i modelli che mi ha inviato. Ecco, se volete, questo è importante, se volete mandarmi i vostri modelli 3D, devo farla necessariamente. Se vuoi usarla in un gioco, tendenzialmente sì, anzi, devi rispettare quelli che sono gli standard di produzione del videogioco, quindi ti daranno una serie di, come si dice, di limiti di input per poter fare il tuo modello. Allora, mandatemi una mail a info chiocciola italian digital academy.com con tutte le vostre richieste di corsi, argomenti, dubbi, domande, quant'altro, che io poi piano piano, durante le live e quant'altro, vi risponderò a tutte queste domande, così è inutile che io faccia vedere troppe cose che interessano a me, è meglio se improntiamo queste conversazioni su cose che interessano a voi. Quindi vi rilego un po' quello che è venuto fuori. Sono hard surface, sul discorso della ciambella. Ah, ecco, giusto. Allora, no, me lo segno quello perché magari così la prossima volta lo vediamo. Quindi, bucare la mesh con Dynamesh. Ok, così la prossima volta farai un'altra live così. Assolutamente sì, queste live saranno tutte le settimane tendenzialmente, saranno sempre gratuite e se vuoi vedere il replay di queste live non devi far altro che andare sulla pagina che adesso ti linko, ecco, qui c'ho mille cose aperte. Datemi solo un istante, ecco qua. Andate su questa pagina. Sono sempre a giovedì. Questo adesso dobbiamo ancora un attimo stabilirlo, perché come ti ho detto, ho bisogno di assumere un assistente per questo tipo di lavoro, quindi devo capire chi trovo e che disponibilità ha. E in base a quello potrò decidere anche il giorno, ok? Quindi su questa pagina che vi ho linkato potete acquistare il corso di ZBrush di Aurelio Laferla ancora per pochi minuti perché è finita la live, chiuderò questa promozione a 1 euro e potete iscrivervi gratuitamente alla cassaforte di Italian Digital Academy dove da domani insomma inizierò a caricare i replay di queste live, quindi se qualcosa vi è sfuggito, se qualcosa vi interessa rivederlo, lo potete trovare lì. Comunque scrivetemi su italiandigitalacademy.com, info@italiandigitalacademy.com, mandatemi tutte le vostre richieste. Se avete amici che vogliono entrare in questo ambito, che sono interessati a questo tipo di lavori, fategli avere questo contatto, info@italiandigitalacademy.com, in modo che possano anche loro mandare le loro domande e iscriversi
alla mailing list, anzi soprattutto meglio si iscrivono alla mailing list, così hanno tutti gli aggiornamenti del caso. Io ogni giorno praticamente organizzo qualcosa, quindi vi mando la mail relativa a quello che sto organizzando, che sia per esempio una live gratuita come questa, che sia un lavoro magari che sto facendo, che sia un regalo che vi voglio fare, perché adesso per esempio voglio ordinare delle magliette e regalarle a chi si iscrive al sito. Quindi se vi iscrivete alla mailing list avete la possibilità di fare tutte queste cose. La mailing list la trovate sulla home page di Italian Digital Academy, che vi linko anche quella. Sulla home page c'è anche la possibilità di iscriversi in alto a destra, basta che fate registrati e così siete anche nella mailing list. Grazie Nicky, lezione interessante, alla prossima, ciao, spero di rivederti, grazie a te di essere stata qua, grazie a tutti di aver partecipato. Abbiamo ancora una decina di minuti, magari vediamo appunto un attimo qualcosa sul sito, insomma, come avete. Intanto voglio sapere quanti di voi erano già stati sul sito prima di stasera. Se mi dite sì, chi c'era stato, no, chi non c'era stato, così capisco anche un po' chi c'è di nuovo e chi invece era già membro del sito. Comunque questa è la home page, qua avete gli argomenti che tratteremo man mano che il sito evolve, quindi parte più tradizionale, disegno a mano libera, disegno... ecco, Lollo è nuovo, quindi Lollo vai a registrarti subito, così ci manteniamo in contatto e anche la prossima live saprai che è live appunto, e poi a chi è iscritto alla mailing list faccio... Ah bene, hai preso, bravo Adriano, complimenti. Adriano ha preso il corso di Aurelio. Allora Adriano, quando lo starai seguendo mi farebbe molto molto piacere se tu mi mandassi una mail su info@italiandigitalacademy.com con il tuo feedback, diciamo, quello che tu pensi del corso, in cosa ti ha aiutato e quant'altro. La promo finisce oggi. Non hai soldi sulla PayPal, mi dispiace, però probabilmente ci sarà un'altra occasione. Se ti iscrivi alla newsletter e se ti iscrivi al sito, saprai sempre quando ci sono nuove promozioni, eccetera, quindi puoi caricare la PayPal e farti trovare pronto. La promozione si interrompe al termine di questa live, quindi è attiva ancora per 5-10 minuti. Se riesci a farti caricare magari 1 euro sulla PayPal, lo puoi acquistare adesso, se no, puoi farlo in un altro momento. Comunque, dicevo, a chi ha acquistato il corso, mi farebbe molto piacere sapere quali sono state le cose che vi hanno colpito di più, quelle che vorreste scoprire nei prossimi corsi, perché così anche noi costruiamo i corsi in base a quello che voi ritenete più interessante. Scusate che io continuo a guardare giù di là perché ho la mia webcam sull'altro computer, ma voi siete qui di fronte a me. Quindi stavo dicendo, traditional Photoshop, quanti di voi vorrebbero imparare a Photoshop? Datemi un segnale nella chat, perché Photoshop è una dei miei cavalli di battaglia, diciamo, una delle cose che preferisco fare. Aspettate un secondo che giustamente ho promesso a Xerath Dragon di guardare la sua mail. Hai anche una pagina web che forse facciamo prima, così la guardo direttamente da lì. E come dicevo, aspetta, c'è il link nel portfolio, compreso stampate nel portfolio. Datemi un secondo. Stavo dicendo che, aspettate,
accesa, ci devo fare un po' un giro dell'oca. Stavo dicendo che ci saranno anche corsi di Photoshop. Volevo sapere da voi cosa ne pensate di Photoshop, se è un software che utilizzate, che non utilizzate, cosa vi interesserebbe imparare di Photoshop. Allora, accediamo. Ah, probabilmente ce l'avevo anche come inoltrata sugli email. Ok, portfolio, se mettete, cioè, ah, ecco, già mi avete scritto. Mi avete già scritto in molti. Lavori di Marco Romano. Molto bene. Ecco, questi sono i lavori di Marco. Come vedete, Marco già si dedica alla stampa 3D. Vi dicevo che i suoi modelli sono molto ben fatti. Qui potete vedere i lavori che mi ha mandato. E magari la prossima volta, appunto, partendo da uno dei suoi modelli, possiamo vedere insieme come rifinirlo, come portarlo a proprio a creare un asset di gioco, magari così uno può poi inserire il suo modello 3D all'interno di un videogioco. Che altro dire? Stavamo dicendo appunto dei vari programmi, quindi ZBrush, Photoshop. Quindi proprio tutto il processo, dalla creazione del disegno di base del concept, poi il passaggio all'interno di Photoshop per rifinirlo, per dargli forme, colori, fare variazioni, creare varianti che possono essere più interessanti, perché poi nel momento in cui dobbiamo proporre un progetto si può utilizzare anche la posta eBay? Assolutamente sì, mi pare proprio di sì, perché la possibilità, vedi, quando tu acquisti, aspetta che apro magari Chrome, così ti faccio vedere che almeno lì sono sloggato. Accetta tutte le carte di credito PayPal se tu vai sull'altra tab, no? Cioè quella, c'è la tab, quella dove puoi pagare con PayPal, e poi c'è la tab dove puoi pagare con tutte le altre forme. Quindi per KeyShot, sì, KeyShot è uno dei, come vedi, è uno dei programmi che sono in previsione di utilizzare. Allora, dicevamo, vediamo se qua www.italiandigitalacademy. Non dovrei essere collegato, per cui ti posso far vedere qual è il processo d'acquisto. Stavamo dicendo, quindi ZBrush, Blender, che non so se lo conoscete, ma è un software di modellazione 3D open source. Quindi se vogliamo creare delle base mesh, se vogliamo fare dei veloci modelli 3D, possiamo utilizzare quello. Allora, però no. Siccome io ho già acquistato tutti i corsi, non posso farti vedere la pagina di pagamento di PayPal, però sono abbastanza certo che una volta che tu vai su PayPal, ci sono le due opzioni. Quindi c'è Blender, KeyShot e Unreal Engine che, aspetta però, forse ho un account, dovrei fare un account di test. Solo per te, facciamo questa prova. Quanto sono importanti le base mesh in tua opinione? Dipende sempre da quello che tu vuoi fare. Qual è il tuo obiettivo in particolare? Cioè, a te che cosa ti piacerebbe fare? Così ti posso rispondere, perché non c'è una regola generale, non c'è una risposta valida.
per tutto, cioè una risposta in base a quello che tu devi fare. Quindi è funzionato? Ah no, stai aspettando giustamente che io ti dica come fare. E posso trovare la replica di questa lezione. Allora, se tu vai su Italian Digital Academy.com slash gratis, ok, qua, aspetta. Puoi iscriverti alla cesta del tesoro e da lì, voilà, e da lì puoi iscriverti alla membership gratuita. Per il primo mese avrai accesso gratuito, così tutte le settimane io caricherò sopra i replay delle lezioni che si sono svolte online. Adesso io qua sto registrando, come potete vedere qua, speriamo che la registrazione sia venuta bene. Nel caso non fosse venuta bene, rifarò, diciamo, questo modello che ho fatto adesso. Allora, facciamo un attimo la registrazione, così vi faccio vedere anche com'è il processo. Se voi andate su Login Register, qua mettete il vostro username e la vostra password. Qui adesso io metto la mail così, ma scusa, nella parte di registrazione mettete username, potete mettere quello che volete. Io adesso metto tutto uguale in maniera password quella che scegliete, ok? Username magari scegliete uno un po' carino, email, anche perché poi non si può più cambiare lo username. E poi fai registrati, ok? Una volta che sei registrato, e qua lui mi vuole far salvare la cosa, possiamo accedere utilizzando l'username e la password che abbiamo appena impostato. Accediamo alla parte del tuo profilo, e per esempio se vogliamo acquistare il corso di ZBrush a 99 centesimi lo facciamo da qua. Qua vedi 0,99, Purchase Now, vado su Purchase Now, paga con il tuo conto PayPal oppure non hai un conto PayPal e qua puoi associare uno di questi sistemi di pagamento. Quindi se tu hai Visa, Mastercard, carta prepagata PayPal, Discover, American Express o carta Aura, puoi usarle per acquistare il corso a 99 centesimi anche se non hai PayPal. Okay. Per quanto riguarda dicevamo gli argomenti Blender, Quixote e poi anche Unreal Engine, quindi qui entra in gioco quel discorso che facevamo della topologia per i videogiochi, non per i videogiochi e quant'altro. Quindi c'è proprio tutto il, come si dice, processo completo dall'A alla Z per partire da un disegno su carta fino a farlo diventare un personaggio di un videogioco. Questa è una cosa che io ho sempre sognato fin da bambino che qualcuno mi insegnasse, me la sono dovuto imparare praticamente da solo e adesso voglio creare questa serie di corsi per aiutare chi come me ha questo sogno, aiutarlo a realizzare. Aiutarlo in italiano, che insomma è la nostra lingua, e sarebbe bello avere sempre più contenuti di qualità nella nostra lingua. Ah, Aurelio, è arrivato Aurelio che ci dice che ci saranno corsi anche di Maya. Aurelio è l'autore del corso di ZBrush che vedete in promozione. Come abbiamo visto prima, abbiamo fatto tutto un excursus sugli argomenti delle lezioni. Grazie Lollo, grazie di essere stato con noi, è stato un piacere. In bocca al lupo per tutti i tuoi disegni, in bocca al lupo per tutto. Ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, iscriviti alla newsletter se non l'hai già fatto e mandami i tuoi lavori su info@italiandigitalacademy.com. In questo modo
nelle prossime volte possiamo guardare meglio anche tutti i vostri lavori e rispondere alle vostre domande, perché appunto se avete altre domande che volete fare potete sempre mandarle, io intanto qua mi sono segnato quelle che mi avete detto oggi e andremo avanti così rispondendo a queste domande. Quando incomincerà il corso di Zeta? Allora, il corso di ZBrush è già iniziato, lo vedete qua disponibile solo per pochi minuti ancora perché stiamo per chiudere la live, è in prezzo promozionale solo per questi primi giorni di Italia Digital Academy a 0,99, quindi 1 euro praticamente, e lo puoi acquistare subito a questo prezzo speciale. Normalmente il corso costa ben di più. Però vedi a tutte le lezioni che servono a incominciare ad approcciarci a questo programma e quindi se ti interessa imparare ad usare ZBrush, questo è il momento giusto per iniziare, basta andare sul corso di ZBrush. Ah, ok, già fatto, benissimo. Allora mi hai già anticipato, grazie Adriano, grazie mille di essere stato qui con noi, grazie Anton Giulio per aver acquistato il corso di ZBrush e aver supportato questo progetto. Siamo molto grati del fatto che ci siano persone come te. Tutto molto interessante, grazie Alessandro, grazie a te. Spero di rivederti presto nella prossima live, di poter parlare ancora con te, di ricevere le tue domande. Se hai altre domande che ti vengono in mente, ecco, se mi vengono in mente altre domande, mandatele pure su info@italiadigitalacademy.com, ve lo scrivo anche qua nella chat così non vi potete sbagliare, info@italiadigitalacademy.com. Mandatemi lì le vostre domande così sceglieremo gli argomenti più richiesti come base per creare i prossimi webinar gratuiti e anche per costruire tutti i prossimi corsi. Ma mi sono iscritto al sito e anche alla newsletter, non capiterà mai più. Vediamo, vediamo, non è mai detto, non è mai detto the one up. Chi lo sa che cosa ci riserva il futuro, chissà mai che non ci siano altri corsi in programma che stanno per uscire e che anche loro avranno questo prezzo eccezionale per promuoverli appena usciti. Quindi io direi che sono le 8 e 10 quasi, avevamo detto che avremmo finito verso le 8, per cui siamo in perfetto orario. Io quindi vi ringrazio tutti ancora, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, tutti quelli soprattutto che hanno partecipato, che hanno fatto domande, che hanno dato il loro contributo, che hanno commentato, che hanno suggerito dei nuovi argomenti per le prossime dirette. Sono molto contento che ci sia stata una risposta da parte vostra. Vi ringrazio per aver reso così piacevole e coinvolgente questa serata. Vi invito a condividere con i vostri amici questa esperienza in modo che la prossima volta saremo ancora di più, saremo 50, 60, 70, 80, chissà, magari 100 persone, tutte accomunate dalla stessa passione, tutte con tante domande, tante risposte da darci, la voglia di creare qualcosa di nuovo, di creativo, stamparlo in 3D, modellarlo, renderizzarlo, metterlo in un videogioco e farlo vivere di vita propria. Grazie ancora a tutti, grazie davvero, grazie ancora. Sto per chiudere la live, se non l'avete ancora fatto andate su Italian Digital Academy, iscrivetevi al cassaforte, alla cesta del tesoro, importantissimo perché così potete accedere ai replay di questi eventi. Ok, vi scrivo qua sotto per l'ultima volta l'indirizzo www.italiandigitalacademy.com/gratis. Andando su questa pagina potete acquistare tranquillamente il corso di ZBrush con Aurelio Laferla e anche avere l'opportunità di ottenere gratuitamente l'accesso a tutti i replay che sono contenuti all'interno della cesta del tesoro, quella che noi chiamiamo la cesta del tesoro, che contiene appunto tutti i replay di questo e dei prossimi eventi che ci saranno.
e che vi permetteranno quindi di rivedervi queste lezioni tutte le volte che volete e comporre così la vostra libreria di lezioni su ZBrush e su anche tutti gli altri argomenti che andremo a trattare durante queste lezioni, in modo che ogni volta che vi viene voglia di disegnare qualcosa sapete dove andare a prendere ispirazione, potete mettervele anche come sottofondo mentre disegnate, così nel momento in cui avete un attimo di sconforto e di dubbio, vi guardate un po' la lezione, poi riprendete a disegnare. Io ho trovato che questo sistema è sempre funzionato molto bene per me, lo consiglio anche per voi. Quindi ancora una volta iscrivetevi su italiandigitalacademy.com, fatelo sapere ai vostri amici, condividete questo link, raccontategli di quello che avete visto oggi, raccontategli dei mostri che state iniziando a creare, fategli vedere i vostri primi risultati, mandatemi via mail qualcosa che avete fatto dopo questa lezione, perché è importante anche subito mettere in pratica quello che si è imparato, quindi se adesso avete un attimo, domani, insomma, mettetevi lì un'oretta, avete visto che non ci è voluto molto, con un'oretta di pratica, utilizzando quegli strumenti che abbiamo visto insieme, potete iniziare a tirare fuori le vostre prime creature, facendo quindi un ricapitolamento rapido di quello che abbiamo fatto oggi. Abbiamo utilizzato una Dynasphere, quindi una sfera con una Dynamesh a risoluzione abbastanza bassa, l'abbiamo deformata utilizzando dei pennelli a scelta tra i vari move, quindi move elastic, move normale, lo snake hook, gli abbiamo dato una forma che ci piaceva, l'abbiamo iniziata poi a scolpire, a rifinire con altri pennelli come il clay build up, e lo snake hook e il dumb standard, lo standard, fino a che noi abbiamo ottenuto quelle forme che descrivevano al meglio quello che secondo noi era il concept. Una volta fatto questo, abbiamo ritopologizzato tutto duplicando il subtool, l'abbiamo proiettato attraverso il comando project all sul tool in Dynamesh che avevamo precedentemente creato. Abbiamo iniziato a suddividere il nuovo tool che abbiamo ottenuto facendo l'operazione di zero mesh. Abbiamo iniziato a suddividerlo e a proiettarlo ogni volta che lo suddividevamo sulla scultura di concept che avevamo fatto. In questo modo abbiamo riottenuto la stessa forma, ma con una topologia più pulita che poi ci permette di andare a creare più dettagli senza dover deformare troppo i poligoni. Fatto questo, l'ultimo passaggio è quello di utilizzare pennelli sempre più piccoli, sempre più dalla punta sempre più piccola, sempre più dettagliata per creare appunto rughe, piccole imperfezioni della pelle, design, decorazione, diciamo, del personaggio, fino ad arrivare proprio all'utilizzo degli alfa che con il pennello standard più appunto gli alfa con drag rect e color spray, ricordo, abbiamo iniziato a texturizzare tutta la pelle del nostro mostro fino ad ottenere un risultato che lo rendesse più fotorealistico possibile. La prossima volta vedremo magari come renderizzarlo, come fare il compositing in Photoshop e soprattutto grazie ancora a chi ha fatto le sue domande in modo da avere degli argomenti su cui lavorare, che possiamo dare dei contenuti sempre più freschi, sempre più interessanti per chi ha avuto la fortuna e anche l'occasione, e lo ringraziamo per questo, di dedicare il suo tempo ad imparare oggi, ad imparare qualcosa di nuovo, a crescere come artista, a crescere anche in un'ottica di diventare un professionista della modellazione 3D. E di un giorno avere una professione che lo appassiona, che gli dà soddisfazione e che gli dà anche da vivere nella maniera più bella possibile, che è quella appunto di creare arte. Io vi ringrazio ancora. Chiudiamo qua questa prima puntata del nostro corso online gratuito di Italia Digital Academy. Io vi saluto, vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao!
Adesso ho già salutato, ma intanto devo spegnere, per cui ci vedremo ancora per pochi istanti e spero di rivedervi presto. Ci vediamo anche sui gruppi su Facebook. Iscrivetevi anche alla pagina, ecco, di Italian Digital Academy se volete rimanere in contatto. Adesso veramente concludiamo, grazie a tutti, ciao, ci vediamo alla prossima e buona serata e buon disegno.